Ciao a tutti ragazzuoli, sono Pietro con il Tank e questo è il nuovissimo video che faccio, questa volta nella carriera professione allenatore, quindi in FIFA 18. Oggi, dopo aver superato nell'ultimo turno, nell'ultima partita, il Bari e quindi aver superato un'altra fase della Coppa Italia, inizieremo la Serie A. Quindi iniziamo subito andando avanti perché siamo ancora in fase di mercato e quindi potrebbero esserci offerte. Noi non abbiamo più soldi per acquistare altri giocatori e perciò faremo mercato solamente se venderemo qualcuno. Per adesso io non metto nessuno in vendita perché non ho nessuno da vendere, non ho neanche grandi necessità di acquistare perché abbiamo fatto già un buon mercato. Però vedremo, non si sa mai nel calciomercato. Quindi andiamo avanti. Faccio la mia prima conferenza stampa dove elogio il buon vecchio Ciro Immobile perché chiaramente è un giocatore fortissimo, è molto temibile e quindi mi sembra giusto e corretto parlare bene di lui. Vediamo se fa vedere che ne ho parlato. Eccolo qua. E il Tank elogia la stella Immobile, perché effettivamente è fortissimo. E diciamo che, come dice lui, adotteremo delle misure speciali, cercheremo di arginarlo, di non farlo segnare. Ma andiamo avanti ancora. Ed eccoci alla vigilia della partita tra Lazio e Spal. Siamo ospiti e quindi giocheremo in casa della Lazio. Ma ci vediamo direttamente alle formazioni. Ed eccoci qui. Oggi andranno in campo i titolari. Tutti i titolari. L'unica differenza è che in panchina mi sono portato Grassi al posto di Schiattarella e vedremo perché ero indeciso se mettere Fredericks o Matiello, ma Matiello mi sono ricordato che è salito in allenamento a 71 e quindi ho deciso di lasciarlo perché punto molto su di lui. Ma ci vediamo al calcio d'inizio. Che la partita abbia inizio sul punto di battuta Ciro Immobile e la Serie A al via. Sono molto emozionato signori, sono molto emozionato perché questo è un passo che aspettavo da tempo. Da quando sinceramente ho intrapreso la strada della Spal, la strada verso la Serie A. E ora Masilela avanza, Masilela ha spazio per tirare, oh mio Dio che inizio di Serie A, oh mio Dio la traversa di Masilela. Adesso calcio d'angolo, Viviani sul punto di battuta, Viviani in mezzo, non ci arriva nessuno in mezzo all'area, ancora Viviani sulla fascia. Avanza sulla fascia, pronto a mettere il cross. C'è Boriello! Colpisce di testa, niente di fatto, ma che inizio di campionato della Spal. Molto, molto pericoloso. Viene perso subito dal centrocampo della Spal. Attenzione al primo tiro della Lazio. Immobile, molto, molto pericoloso in questo inizio. Per la prima volta però. Attenzione ora a Ciro Immobile. Il tiro di Ciro Immobile vola a Mere e concede solo il calcio d'angolo. Sta avanzando, mette un cross orribile, orribile, ma che rimane in campo. Idrissi, un altro cross, di testa! Di testa! Niente da fare, ma che occasione! La palla è rimasta centrale, non ha dato forza il nostro attaccante Boriello. Il primo tempo si conclude qua, con una bella prestazione della Spal, convincente, 4 tiri, 2 in porta. La Lazio 4 tiri, uno solo in porta, siamo stati molto pericolosi, ma adesso al via il secondo tempo perché proveremo a non subire gol, ma magari a segnarne uno, o comunque a provare a vincere. Il secondo tempo al via, Rizzo scatta molto veloce sulla fascia, Rizzo mette il cross per Zuan! Un'altra occasione, ma che Spal signori, che Spal! Adesso Zuan, subito per Masilela. Masilela avanza e la dà Immobile, non Immobile, Boriello, attenzione a Rizzo, questa è stata l'occasione più clamorosa di questa partita, ma che giro palla, che bella imbucata di Boriello che ha saputo trovare Rizzo e ha tirato. C'è stato un cambio, esce Rizzo, entra Amaral, vediamo se saprà dare il suo apporto come ha fatto contro il Bari e se saprà comunque convincere. Immobile, molto pericoloso, si allunga la palla, Immobile cerca di mettere il cross. C'è stato il rigore quasi, attenzione, la palla rimane lì, prende il palo la Lazio. Che pericolo, Mattiello subito per Boriello, Boriello la dà esternamente per Lazzari, Lazzari che mette il cross, Idrissi, una partita sofferta. Che bella, questa è l'azione che cerchiamo, che dobbiamo cercare. Palla sulla fascia dall'altra parte, perché abbiamo due esterni da ogni parte e devono cercare di crossare da una parte e gli altri due andare dentro a segnare. Quante volte Idrissi ha fatto questo tipo di gol? Quest'anno qualche volta l'ha fatto. Quindi 1-0 per la Spal contro la Lazio. Vediamo cosa cambierà nella Lazio. Anche da noi a breve ci saranno due cambi. Uscirà Mattiello e Felipe ed entreranno Cremonesi e Fredericks per dare più difesa, più sostanza difensiva alla nostra Spal. Finisce qua la prima partita di Serie A. Signori, abbiamo vinto contro la Lazio.
una squadra ostica. Siamo riusciti a portare a casa una vittoria, anche se sofferta, perché comunque anche la Lazio, come potete vedere dai tiri, ha portato dei pericoli alla nostra difesa. Ma noi siamo riusciti, con il nostro gioco, a vincere e a portarla a casa. Dopo questa bella vittoria ci è arrivata un'offerta per Pasquale Schiattarella, che noi non vogliamo vendere e quindi rifiutiamo. Ci sono stati due miglioramenti. Lazzari è diventato un 74 e Merei un 77. Due buonissime notizie per la nostra spalla. Adesso voglio fare una cosa prima di andare alla partita contro l'Udinese. Cioè voglio andare a vedere i miei giocatori. Guardate qua, guardate qua. Questo ragazzo parte con 63 a 16 anni, quindi posso già promuoverlo in prima squadra, e ha un potenziale altissimo. Io direi di promuoverlo. Potrebbe essere il nostro primo giocatore promosso in prima squadra. Intanto gli altri giocatori mi sembrano ancora abbastanza acerbi, a parte questo Klaus che è più portato rispetto agli altri da quanto sembra. Aspetterei. Ma adesso vediamo il nostro giocatore che ha accettato il contratto e lo possiamo far migliorare pian piano fino a farlo diventare un grande campione. Visto che non ci sono state trattative di mercato, in questa puntata giocheremo anche la partita contro l'Udinese e quindi ci vediamo direttamente alle formazioni. La formazione che giocherà oggi è un po' variata rispetto al solito, anche perché l'Udinese è vero un avversario tosto e valido, ma comunque è meno forte delle prossime che ci aspetteranno. I cambi che ci sono stati sono Gomis in porta al posto di Meret, Fredericks al posto di Mattiello e Paloschi al posto di Borriello. Niente da togliere ai giocatori comunque che ho messo, perché sono comunque tutti validissimi. E quindi ci vediamo al calcio d'inizio. Al via la seconda partita di campionato. Oggi si affrontano Spal e Udinese. Rizzo per Lazzari. Lazzari fa un numero, poi la passa per Rizzo che riesce a ricevere il tiro. Prima vera occasione della Spal, primo tiro in porta, calcio d'angolo. Viviani sul punto di battuta, mette il cross, Paloschi prova a colpire di testa, la palla si alza a campanile, ancora il colpo di testa, palla fuori, Felipe ci ha provato, il capitano della Spal, bene Fredericks, riesce a metterla fuori ma la dà praticamente a Fofana che tira e Gomis è presente, si fa vedere pronto. Fine primo tempo, una buona Spal anche in questo primo tempo, nella seconda partita di questa puntata, non siamo stati offensivi decisivi come nella prima puntata perché avevamo attaccato di più. Qui abbiamo fatto 3 tiri, 2 in porta, loro un solo tiro, uno in porta, abbiamo portato più pericoli noi e speriamo che nel secondo tempo riusciremo a segnare. Bagic dà il via al secondo tempo, Viviani la passa subito a Lazzari che avanza, va al tiro, palla decisamente fuori, Viviani cerca Paloschi che si gira, Paloschi al tiro, deviato e la palla finisce tra le mani di Scuffè. Ci sono dei cambi adesso, signori, ci sono dei cambi. Escono Zuan e Paloschi, perché stava giocando bene Paloschi, ma c'è bisogno di più freschezza, ed rientrano Floccari e il nuovo giocatore, Clark. E ora Viviani, sul punto di battuta. C'è la difesa avversaria che prova ad avanzare, l'arbitro gli intima di stare fermi. Vediamo Viviani cosa può fare. Tira direttamente in porta, che rete, Viviani, dabba Viviani perché hai fatto un gol della Madonna, bravo Viviani, bravo, che gol di Viviani, mamma mia, su calcio di punizione, guardate, io sono incredulo, non credevo che sarebbe riuscito, guardate, c'è anche la nuova tecnologia che fa vedere i tiri e i gol in modo diverso, guardate che tiro bello, e il portiere Scuffè non può niente su questo tiro di Viviani che fa la dab. Stava interpretando una buona partita già da prima, stava cercando Lazzari, stava cercando gli esterni e questo calcio di punizione ha messo la ciliegina sulla torta di una buona prestazione. 1-0 tra Spal e Udinese. Ora Viviani, che è indemoniato Viviani, guardate, cerca Floccari, mamma mia Viviani, però come stai giocando Viviani e Floccari, la prima vera prestazione bella di Floccari, perché è riuscito a farsi trovare pronto, perché doveva esserci lì nella posizione dove ha ricevuto il pallone e ha avuto la freddezza di segnare. Guardate qua, Floccari quasi da girato va verso indietro e riesce a tirare prendendo il palo. 2-0 tra Spal e Udinese e io sto esultando, vedete? Rizzo vede l'inserimento, la corsa di Lazzari che se la porta avanti, attenzione, Lazzari sulla fascia, la mette in mezzo e Rizzo non riesce a colpire come avrebbe voluto di testa. Attenzione sulla fascia, il tiro, bravissimo Gomis, che parata di Gomis. La prima vera occasione dell'Udinese. Finisce qua la seconda partita di campionato, signori. Un'altra partita con 0 reti subite. Guardate qua, 8 tiri, 4 in porta della Spal, 2 tiri, 2 in porta col pericolo finale dell'Udinese.
guardate la prestazione di Viviani, 9,5 assist e gol al bacio. E adesso vedremo come siamo messi in classifica. Siamo primi. Siamo primi alla seconda giornata perché abbiamo fatto 3 gol e non abbiamo subito neanche uno. La nostra differenza reti è la migliore. Guardate qua, che orgoglio per la nostra squadra. Io direi che comunque, ragazzi, la puntata si conclude qua. Adesso alleno i nostri giocatori e quindi li vedrete allenati tipo ora. Vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi invito a supportare tanto questa serie perché non sta andando molto bene, ma a me piace molto e so che a qualcuno di voi può interessare, quindi magari spammatela in giro, fate vedere che c'è questa serie per poterla portare a conoscenza di tante persone, più persone possibili. Vi dico chi affronteremo nella prossima puntata, cioè l'Inter. Ebbene sì, affronteremo l'Inter e poi il Cagliari. Inoltre ci sarà la conclusione del mercato, cosa molto molto importante. Quindi vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao! Yeah.